una scelta strategica vostra quella di chiudere qui, perché avete delle situazioni economiche finanziarie che vi preoccupano altrove. Quindi non è, è una scelta di non investire qui per ragioni ben specifiche. Quindi non è solamente un fatto legato alla nuova attività di questa scuola, perché qui ci sono i crediti di vantaggio della scuola, no? Questo è il mio, abbiamo detto, questo è riconosciuti. Quindi teoricamente se entrassero quei soldi le palestre sarebbero pagate e forse ci sarebbe anche un pochino di margine di operatività. Non credo. Comunque, il fatto non è che abbiamo progetti che cosa volete fare, che nessun progetto, perché per la Sanzio, avendo dei diritti agli alunni, e di riportare il Calasanzio è sufficiente. Una volta, quando il Calasanzio aveva tanti alunni in più, aveva anche un margine di attivo e li girava qui. Se adesso è presa la gola per lei e dice io non posso fidare, scusate, siete padre di famiglia, rendetevi conto cosa deve fare un padre, non ce la fanno più. Quindi non è che abbiamo dei progetti e una scelta strategica, io non so quello che è scelta strategica, io dico soltanto che non ci sono i soldi per pagare, andiamo avanti così, siamo costretti. Non è che ho delle scelte particolari, strategiche, sento parlare verrà qui, verrà là, ma chi ha detto? Avete pure qualche debito con le banche qui per le anticipazioni su qui, che? Siamo solo qui, no, qui no, anzi posso fare una precisazione, all'epoca chiedemmo la possibilità di far anticipare i crediti del MIUR e non fu possibile perché avevate anche assessore codice fiscale, quindi la comunità e pertanto già era impegnato per altre posizioni, la posizione romana. Quindi, no, però io ho sentito dire padre Martino, io mi sono rivolto alle banche per... No, non c'entra niente, no. La situazione se è rimasta quella dell'epoca è questa. No, io ti parlo adesso, le banche hanno risposto picche perché ci sono dei pezzi che non sono di questo istituto. Siccome quando si va a chiedere dei soldi in banca, se loro vai, fanno lo screening, la centrale rischi, anticipato i soldi del MIUR perché la casa centrale era già impegnata. La casa centrale è impegnata perché ha versato i soldi qui. È il motivo, noi ci chiediamo sempre. Lo vedi, qualcuno ci è andato in banca a chiedere per... Questo è in, scusi padre, è in contraddizione con quello che ha detto prima, cioè che voi avete fatto degli investimenti a Roma che si sono rivelati controproducenti, che adesso vanno, che sono avuti del potenziale. Noi avessimo i soldi per pagare l'IMU, abbiamo portato degli impegni. No, ma fino adesso noi non abbiamo speso mica una lira. Sì, l'ho capito, voi avete avuto una lira che adesso diventa un costo. Noi, no, inutile, noi ci hanno fatto queste aule e quindi è un vantaggio inutile sotto questo punto di vista. Un'utilità, un patrimonio che non avevate. Di questa struttura stiamo facendo trattare in maniera per venderla, ma fino adesso non ci è arrivato nulla perché abbiamo fatto ricorso e quindi non è che abbiamo speso i soldi altrove. Qualcuno pensa che sia qui un gioco fra stati, ma se c'è gente che ha voluto fra stati, sono stato io, quindi a me le cose non le dovete dire.